cari amici sportivi del CDM, buonasera da Francesco Casicci. Partita in scena Serie B, Topolino Show contro Cuori Ribelli, una vittoria importante per Cuori Ribelli che si riscatta dalle recenti prestazioni deludenti alcune e offre appunto una rimonta importante, un 5-3 che è incoraggiante per questa Serie B che sta iniziando. Il capitano Alessandro Foresta sarà sicuramente contento e rivolgiamo a lui le prime domande. Intanto ciao Alessandro. Buonasera. Allora Alessandro, un successo importante per chi come te naturalmente coordina la squadra, ed era rimasto un po' deluso soprattutto da quella volta quando ci salutammo mercoledì scorso, perché la squadra era un passo dalla una possibile Serie A, poi invece perdeste di brutto con un uomo in meno. Che sapore ha questa vittoria indipendentemente da tutto? No, finalmente abbiamo trovato l'attaccante che cercavamo in questo partito. Comunque io devo ringraziare il nostro difensore, il signor Enzo, che è fortissimo. Oggi sì, a dispetto dell'età, ora mi pare male quasi dirlo, però è sicuramente un signore di altri tempi, ha fatto una prestazione gagliante, proprio ci teneva alle sorti della squadra, nemmeno i ragazzini le fanno così. Infatti. No, comunque tutta la squadra si è comportata bene, due Michele, Ciccio, tutti bravi ragazzi. Comunque da questo momento in poi iniziamo a giocare. 5 gol che portano tutti e 5 lo stesso nome, Gianni Privitera, un giocatore che comunque vi sta servendo, poteva arrivare prima, no? Sì, già è un anno che è fermo questo ragazzo, peccato. Comunque ora lo cerchiamo di far giocare un'altra volta. Alessandro, ripetevamo prima appunto che ha un sapore importante perché sa di riscatto. Sì. Ora questa Serie B come la collocate per i vostri cuori ribelli? No, la vogliamo vincere per forza questa Serie B. Quindi prossime partite vedremo Cuori Ribelli indomiti con l'esperienza di questo signore Enzo e con l'esperienza anche di questo Gianni Privitera, che magari sì, sì, sicuramente, sicuramente farà lui. Quindi squadra confermata. Sì, confermatissimo. E anche perché insomma un 5-3 contro Topolino Show che non ha fatto la Serie A per un'inezia, forse probabilmente anche in questo momento sta dimostrando tutto il nervosismo che caldeggia nel loro team, evidentemente Cuori Ribelli fa questa vittoria ed è ancora più importante e più significativa perché arriva contro una squadra che doveva essere una squadra protagonista e al momento non lo è stata. Io ringrazio Alessandro Foresta per la disponibilità, sarà per le prossime volte. Grazie Alessandro. E allora da Francesco Casicci è tutto. Alla prossima.